Reduce da un brutto rovescio interno, il Capistrello cerca di riprendere il passo giusto contro un Delfino che naviga nella zona medio-alta della classifica e che di certo non si tira indietro nemmeno di fronte a presunte imprese impossibili. E un Capistrello oggi particolarmente in vena rischia di esserlo sin da principio, visto che dopo appena 30 secondi Aquino mette i brividi agli Adriatici, e non per il freddo, girando verso un falso che a dispetto del nome è un portiere autentico e con tutti i crismi, e lo dimostrerà ampiamente in corso d'opera. Ma l'avvio è propositivo pure per il Porto, che risponde da par suo dopo appena 120 secondi con Saltarina alla conclusione all'angoletto, disinnescata egregiamente da un attento Gentileschi. Il via è incoraggiante, ma i minuti seguenti molto meno, e così per annotare altri spunti apprezzabili dobbiamo arrivare al quarto d'ora, quando Ligocki, uomo di sostanza, ci prova su tiro di punizione insidioso anche per una lieve deviazione in barriera. Gentileschi però non si fa scuotere dagli imprevisti e risponde presente ad una Flacco che nella prima metà del match rende pan per focaccia senza remore di sorta. L'incontro, invero, scade di livello con l'andata dei minuti, ma quelle poche tracce di vita sono tutte granata nella fase finale del tempo e soprattutto nella seconda metà del match. Ma procediamo per ordine, mostrandovi di nuovo l'Aquino volante che al 34esimo si avvita e chiama di nuovo falso al volo plastico e decisivo che neutralizza il pericolo granata. Questo è quanto per il primo tempo. La ripresa sarà meno equilibrata, ma con un avvio incoraggiante per i pescaresi, che dopo pochi secondi di gioco si propongono il solito Saltarin, che mette su una girata bella impossibile per colpa di un sontuoso Gentileschi. Incontro su buoni ritmi e riscontri tangibili nelle due aree, ma a partire dal 18esimo, quando ancora Aquino ci prova con un rasoterra bloccato a terra dall'estremo adriatico. Capistrello sempre più in vena, nuovo pericolo di marca locale 5 minuti più tardi, quando Di Lisio pennella per Deramo, presente ma troppo tenero alla spizzata, che finisce preda del numero 1 pescarese. La rete sembra nell'aria, soprattutto dopo che appena 50 secondi più tardi di nuovo Deramo prova a colpire, questa volta di testa, ma la traiettoria troppo ad uscire è facile preda di falso. Il Delfino inizia a spiaggiarsi e i palentini ne approfittano mettendo in campo il cavallo di ritorno Franchi, che al 33esimo pesca ancora Deramo, maltrattato in area ma senza riscontri immediati, tanto meno dagli 11 metri. Ma i locali ormai hanno carburato e il resto del secondo tempo si gioca ad una porta sola. Qualche ulteriore esempio? 37esimo Aquino per Edoardo De Meis, al diagonale in vero flebile e non impossibile per falso. 39esimo il Capistrello passa, la parabola di Pollino per il figliol prodigo Franchi dà risultati sperati e i tempi non sono affatto biblici. Palla in buca e Delfino che annaspa alla disperata ricerca di un pari che non arriverà. Intanto al 43esimo Aquino cerca di nuovo la soddisfazione personale. Botta e rimbalzo sono una cosa sola, ma anche la parata dell'estremo pescarese che nulla potrebbe sul 3 contro 2 capistrellano proprio in chiusura d'incontro. Ma questa volta Aquino è approssimativo e lo specchio della porta ospite rimane ben sotto rispetto alla traiettoria palentina. Finisce qui e alla luce delle copiose azioni marsicane credo proprio che ci sia poco da aggiungere sulla prestazione locale. Sontuosa. Mister Bonati, c'è amarezza per un pari sfumato proprio al termine? Solamente per il minuto in cui abbiamo preso il gol, perché il Capistrello nel secondo tempo ha meritato la vittoria e come è stato superiore a noi, come anche logico che fosse, perché tra i giocatori schierati all'inizio e quelli che sono subentrati sicuramente hanno una rosa di valore, non sono lì per caso, noi abbiamo fatto il massimo, ci hanno costretto alla fine a chiuderci, ce l'hanno anche difesi bene, devo dire. Ovviamente una squadra sotto pressione può fare un piccolo errore a 3-4 minuti alla fine, una squadra giovane come la nostra, però il risultato lo ritengo giusto complessivamente. Quindi più meriti del Capistrello il secondo tempo e dei meriti vostri? Credo di sì, noi abbiamo anche sofferto l'infortunio di un nostro uomo migliore probabilmente fino a quel momento, che è Silvestri, che è stato egregiamente sostituito ma con caratteristiche diverse, ci siamo dovuti rimettere in maniera un po' più difensiva, ripeto sì, sicuramente è merito loro piuttosto che demerito nostro. Potendo rigiocare la partita cosa cambierebbe il mister?
cambierei solo quella palla lì sbagliata alla fine. No, scherzo, queste partite ti lasciano sempre con la riflessione da fare del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto su quello che potevi fare e non fare. Secondo me noi abbiamo fatto tante cose buone, abbiamo avuto anche le nostre occasioni, sicuramente alla fine il Capistrello ci ha schiacciato perché voleva riscattarsi la partita di domenica, una squadra con individualità, è entrato Franchi, ha spaccato la partita, Pollino a un altro passo. Noi stiamo facendo un cambiato sopra le righe, credo che il giorno di ritorno sarà molto duro per noi, ma siamo preparati e non ci abbatteremo sicuramente per questa partita e anche altre in cui gli avversari dovessero rivelarsi superiori a noi. Dopo partita con Luca De Meis, allora ci serviva questa vittoria per voi? Beh sì, dopo la brutta prestazione di domenica scorsa la squadra aveva bisogno di un riscatto, l'ha fatto nei migliori dei modi, penso. Poi al di là del gol di Franchi, che è un neo acquisto e che ha fatto un esordio stupendo, però la squadra penso che meritava la vittoria, effettivamente proprio. Allora, in sede di mercato sono state cambiate tante cose, adesso state ritrovando la quadratura del cerchio e diciamo c'era un dato che un po' preoccupava, erano 5 partite e non segnavate gol, giusto? Sì, vabbè, sicuramente, però gli attaccanti hanno giocato per la squadra, si sacrificano, quindi poi ci sono le partite dove non vanno in gol, però l'importante è che si sacrificano e giocano sempre per il gruppo. Dopo partita con Fabio Iodice, allora c'è soddisfazione insomma per questa vittoria? Sì, sicuramente, perché è stata una partita sofferta contro una squadra organizzata, questo lo sapevo già dall'inizio. Non era facile giocare contro il Delfino Flacco perché è una squadra organizzata, quindi lo so e credo che questa sia stata una partita, non sono 3 punti, questi sono 6 punti, perché vincere 6 partite non è facile.